Porco due. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi porto un video che avevo fatto tempo fa. Avevo comprato questo attrezzino, sembra una penna ma non è una penna. E soltanto che non lo so, penso che ho sbagliato a cancellare i video una volta messi sul computer. A volte magari una volta finisco di editare un video, poi cancello tutte le clip e in mezzo ci stavano anche le clip di questo video. E quindi niente, rifaccio il tutorial, che poi non è un vero e proprio tutorial, senza l'unboxing, perché principalmente andavo ad unboxare questa specie di penna, tra virgolette. Quindi niente ragazzi, io direi intro e cominciamo con il video. Come avrete capito dal titolo, stiamo parlando di un brake fluid tester, ovvero un tester per liquido freni. Brake fluid tester. Qui da questa parte possiamo vedere praticamente il significato dei vari leddini che abbiamo sul lato destro, con il primo slot 0%, minore di 1%, 2%, 3% e maggiore di 4%. E diciamo che inserendo, ovviamente bisogna sfilare il tappino, ok, inserendo la punta dentro la vaschetta del liquido freni, questo andrà a misurare l'umidità del liquido. Ecco, questo non si rimette più, vabbè, lo rimetto dopo. E andrà a misurare l'umidità del liquido freni. Ovviamente se il range sta tra l'1 e il 2 è ok, se invece si trova tra il 3 e il 4 non è ok, principalmente va cambiato. Quindi niente ragazzi, voglio fare un test proprio specifico sulla mia macchina, andiamo quindi a vedere com'è messo il mio liquido freni. Ok ragazzi, vi consiglio di fare questo test ovviamente a motore freddo. Questo è tosto una cifra. Porco due. Ok, ci siamo. Perché c'è la formica dentro il vano motore della mia macchina? What the fuck? Ok. Dobbiamo accendere il pennino, il tester, cliccando qui sopra, penso. Ok. LED verde vuol dire che la batteria è ok, è acceso. Adesso andrà immerso dentro la vaschetta e vediamo insieme cosa si illumina. Aia. Aia. Male. Ok ragazzi, per un attimo è arrivato al 3%, quindi penso che l'olio freni della mia macchina sì, l'olio liquido freni della mia macchina sia da cambiare. Comunque voglio fare un ulteriore test, questo è un esperimento, è un esperimento per vedere se questo aggeggino funziona correttamente. Allora, da quello che sappiamo, questo tester cosa fa? Va a leggere quanta umidità, quindi tra virgolette acqua, è contenuta dentro la nostra vaschetta liquido freni. Quindi più sarà umido, più sarà presente la presenza di acqua e più sarà alto la percentuale di umidità e quindi il rischio di avere l'olio da buttare praticamente, da cambiare. Quindi voglio prendere un recipiente, versarci dell'acqua, non faccio pubblicità, lo ripeto ovviamente, e ci mettiamo il tester. Questo mi sento un po' un piccolo chimico. Allora, andiamo ad accenderlo, ok, acceso, lo immergiamo, infatti segna rosso fino al 4%, il che significa che funziona.
Vediamo un po' se riesco a farvi vedere meglio, ma si vede già da qui comunque. Quindi diciamo che lo strumento funziona, fa il suo sporco lavoro, insomma, ovviamente non è uno strumento super professionale, però insomma ci può indicare a grandi linee come sta messo il liquido freni della nostra macchina. Giunti alla conclusione del video, vi lascio il link in descrizione di questo piccolo tester che può tornare sempre utile a chi si fa il tagliando in casa. E quindi niente, per questo video è tutto, iscrivetevi al mio canale YouTube, alla mia pagina Instagram Mitch Tuning, ovviamente mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto o non vi piace, se non vi è piaciuto magari scrivetemi qualche critica, cosa faccio di male, ecco, perché spesso nei video vedo un po' di dislike, pochissimi sempre, e voglio capire comunque perché mi vengono assegnati, ecco, se faccio qualcosa di sbagliato è sempre buono saperlo, ecco, così uno può correggersi. Detto ciò, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.